A senso orario, anti orario fa il boom. Sono invece, questi sono a 6 segmenti, questi sono a 3. Ho capito. Adesso bisogna scaldarli per bollitura, appiattirli sui lati dove andranno saldati assieme. Dai quali usciranno tre lame di damasco piuma. Ecco. Spiegazioni di che cosa è composto quel damasco? K720, C70 e 15N20. Tre acciai classici per fare il damasco. Ecco, il K720 che poi abbiamo tutto il forace, perché così lo proteggo un po' dall'ossidazione. Perché le cuspidi che si formano durante la torsione devono essere appiattite. E quando si appiattiscono si schiacciano l'una sull'altra e si devono saldare, quindi bisogna arrivare, quando bruciamo la sedia, alla temperatura di bollitura. E anche col discorso del magnetismo, che ti aiuta molto, praticamente quando l'acciaio è a temperatura di tempra diventa magnetico, quindi tu lo tiri fuori, provi, se la calamita non attacca vuol dire che ci sei. Ho K720 per avere il nero, 15N20 per avere il bianco e C70 per avere il grigio. E anche perché il C70, essendo un basso legato, salda molto meglio, quindi aiuta. Gli altri invece sarebbero un po' più difficoltosi da saldare, perché hanno più elementi di lega, e più elementi di lega ci sono in un acciaio, e meno puro è. Perché l'acciaio di per sé sarebbe ferro e carbonio, basta. Tutte le robe in più sono elementi di lega che gli danno delle caratteristiche, ma che per fare questo lavoro qui rendono un po' difficoltose le cose, perché quando comincia a esserci manganese, cromo, nickel e altre cose, quelle in natura non si saldano. Se abbiamo percentuali al massimo del 2-3% si riesce a fare, però altrimenti la difficoltà è nella saldatura tra i metalli. Sì. Se io facessi una saldatura con il C70 e il ferro, si salda con niente, alla prima schiacciata lui è già attaccato, puoi fargli quello che vuoi. Se invece ci sono acciai basso legati, ma legati con altre cose, bisogna ripetere la bollitura più volte, bisogna stare attenti perché è sempre possibile, ma ogni tanto esce fuori la crepa e lì bisogna accorgersi, cioè, perché sennò se uno se ne accorge alla fine butta via la lama. Ok, questo signore è Alberto Favaro di Dolo, come ho detto prima, esperto in mosaico, di cui in una fiera ha dimostrato di portare dei capolavori e ogni tanto fa anche le pubblicazioni su Facebook. Il professionista che io oggi per la prima volta sono venuto a romperci le marone a casa sua, perché per me vedere un damasco come si fa e come lo si utilizza è la prima volta in vita mia. Da notare che io sono giovane, ho solo 18 anni più 50, ma però facciamo finta di niente, diciamo che sono un giovanotto. Adesso tiro fuori il ferro e comincio a battere. Fuma perché siamo prossimi alla temperatura di fusione, mancano 150 gradi. Da lì il detto bollitura meccanica, come l'acqua che bolle. Il ferro sta...
sì, sui damaschi semplici si potrebbe, quelli lamellari si potrebbe anche fare senza raffreddarlo. Praticamente si fa un taglio a caldo con un questo attrezzo qui, si batte sopra, si fa un taglio, poi prima di piegarlo si mette il borace, si porta al giallo, si spazzola, poi si piega in forgia. Però si può fare questa cosa solo per fare il damasco elementare, così semplice. Si fanno queste cose più complesse, non si riesce a pulire tra le parti, cioè a fermarsi e pulire. La piletta, diciamo, ecco, questa piletta è un insieme di acciai che è già stata battuta o anche già preparata a caldo. Esatto. Dammi una spiegazione, Alberto. Sì, sette di un acciaio, sette dell'altro e sette dell'altro ancora messi giù intervallati. E questa è la prima saldatura per bollitura praticamente. Adesso io da qui, a seconda di quello che voglio fare, lo allungo, lo taglio, lo deformo, lo porto a essere un parallelepipedo oppure un quadrello lungo. Dipende tutto da quel che si vuol fare. Solitamente si parte da un pacchettone bello grosso perché avendo la pressa si riesce a saldarlo, perché altrimenti un pacchetto così a martello è impensabile. Si parte da uno bello grosso perché c'è meno spreco, perché c'è meno superficie esposta all'ossidazione e meno spreco, perché bisogna pensare che da un pacchetto così di partenza a quando si arriva ad avere le lame si perde circa il 30% di volume. Cioè io mi ritrovo col 30% in meno di materiale, che sono la testa e la coda che vado a tagliare ogni volta che lo giro, e poi tutta questa calamina che io la pulisco, ma se la lascio qui dopo una giornata di forgiatura ce n'è 3 o 4 belle mangiate, e questa qui è tutta roba che manca da lì. Purtroppo la pertanto natura... oltre che eseguire dei lavori si cerca anche di avere un risparmio e non avere degli sprechi inutili. Soprattutto bisogna farci la pratica che se io voglio avere una bella lama di un Bowie devo partire da un pacchetto che abbia un volume di 30-35% superiore, perché se no non faccio un Bowie alla fine, faccio un coltello da caccia da 15 cm. Questo purtroppo è... ci sono degli sprechi, anche perché un pezzo di una billetta così sta nel fuoco 10-12 ore dall'inizio alla fine. Non è come fare il ferro battuto che in 10 minuti... Allora, vediamo... del piuma. Sì, questo qui è un blocchetto da dove si ricavano due o tre lami di piuma a seconda di quanto grande si vogliono fare. Adesso qui non si capisce più come sono messi gli strati perché sono molto fitti, sono molto piccoli, perché questo qui ha 86 strati. Adesso io pulisco le due facce perpendicolari, gli do una cidata, così capisco dove fare la tranciatura, altrimenti il piuma mi esce ma sulla schiena del coltello, non sul fianco, è mio fiassibile. Già come sono messe le trame, però per sicurezza la metto nell'acido solforico un attimino, poi la risciacquo nell'acqua e così sono sicuro, perché questo qui mi evidenzia subito i colori, il nero e il bianco. Sì, perché il cloruro ferrico è un po' troppo aggressivo, scurisce tutto ogni volta. Risciacquo, perché è sempre acido, bisogna... eccolo qua il pattern, altrimenti questo
Ecco, vedete il fianco questo? E verrebbero fuori solo delle linee dritte. Ecco, in questo caso è il verso dell'acciaio, in questo caso. Questa sarà la schiena del coltello. E la schiena del questa coltello. Questa sarà il fianco, il due, fianco, i due fianchi, quello, che quello largo. Sì, sì, dove viene poi bisellato. Ottime spiegazioni. Adesso qui mi faccio un segnetto. Perché adesso per capire qual è la parte che va tagliata. Esatto, perché siccome poi bisogna portarlo a 1000 gradi e a quella temperatura lì poi non si capisce più niente ed è facile tranciarlo dalla parte sbagliata. Allora col flessibile a metà si fa un segnetto che verrà utile quando poi non si vede più niente per non sbagliare. Eccolo lì. Adesso lo butto nella forgia. Quando diventa arancio, bello plastico, lo metto nella pressa e con questo coltello, che poi è ricavato da un pezzo di balestra, glielo appoggio sopra, la pressa preme e me lo trancia a metà. Lo farò in due volte perché anche questo sennò si deforma. Taglio la giunzione, non viene perfettamente dritta ma viene anche un po' fatta a S. Ho notato che piace anche di più, quindi si può anche fare apposta, insomma, ecco, farla un po' non perfettamente dritta. Cerco di stare un po' girato dall'altra parte perché ecco qua. Mi è venuto male il taglio, questo ma. Questo è il pezzo che adesso andò a raffreddare e poi a saldare di nuovo per avere l'effetto piuma, che poi lo vedremo quando prenderlo subito e saldarlo subito. Dice che non ha difficile, bisogna pulirlo e siccome è anche una saldatura bibbiosa da fare, perché il piuma è fatto che per saldarlo si schiaccia, nel senso che si hanno le lamine verticali, quindi tende a aprirsi, quindi non si può insistere più di tanto, bisogna andare a colpo sicuro. E tanto che si raffredda la billetta del piuma, eccola lì, bisogna stare attenti, non metterci il piede sopra, sai, sennò ci si brucia. Torniamo alle barre di ritorto, eccolo qua, ritorto in senso orario antiorario, che mi fa il V praticamente. Adesso col flessibile vado a pulire queste due lame, queste due facce, che poi verranno saldate per pulitura assieme, per ottenere il disegno che si vuole ottenere. Ho dato una passata di flessibile sulle due facce da saldare per pulitura. Come si vede sono spariti gli interstizi che ci sono fra una cuspide e l'altra, perché sono stati schiacciati. Praticamente quando non si vedono segni vuol dire che la bollitura è riuscita, nel senso che è diventato come un pezzo unico di acciaio. Adesso faccio così, cerco di centrare i disegni il più possibile, li blocco con un puntino di saldatura sotto e sopra e poi via in forgia di nuovo.